Vincere per dimenticare in fretta la trasferta di Verona, vincere anche e soprattutto per strappare un pass per la fase a eliminazione diretta della Youth League. Questa è la quarta giornata della fase a gironi, questa è Juventus Zenit. Fischia Iorghi e allora si può partire, iniziata Juventus Under 19 Zenit, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Youth League. Sterza molto bene, giocatore del Benin, allarga altrettanto bene per Mulazzi che la mette giù, Turco finta di corpo, poi calcia con il destro, palla che va alta sopra la traversa, questa è una bella azione della Juve, arrivata all'undicesimo minuto. Si è rialzato Turco, adesso chiama il pallone anche sul secondo palo ed è libero perché non l'hanno preso, pallone in mezzo proprio Dealing sul secondo palo, dove c'è Mulazzi che va di testa in tuffo, però risponde presente Biazrov. Omic, padrone del centrocampo in questo momento, poi bella giocata di Turco che entra in area, va a terra, calcio di rigore per la Juve. Pronto Ealing contro Biazrov. Parte Ealing, la palla in rete, la Juve in vantaggio al sedicesimo minuto, la sblocca su calcio di rigore Ealing Junior, Juve 1, Zenit 0. È andato con freddezza Ealing al centro della porta. Biazrov intuisce ma non ci può arrivare, si era già buttato sulla sua sinistra, va con il sinistro perché uno schema, Kuznetsov si era allontanato e poi Senko non si fida, forse ingannato anche un po' dal sole. Ealing va via molto bene in velocità, freschezza atletica invidiabile per Ealing che porta avanti il pallone in mezzo è perfetto per Mulazzi ed eccolo qui il 2-0, un'azione splendida della Juve, ha fatto tutto Ealing e poi è arrivato puntuale sul secondo palo Gabriele Mulazzi, Juve 2, Zenit 0. Ma che bella azione, che assist sul secondo palo per Mulazzi che trova il secondo gol consecutivo contro lo Zenit. Calcio d'angolo battuto velocemente, Juve un po' colta di sorpresa, attenzione al pallone messo in mezzo sul secondo palo, ancora un'altra occasione buttata che aveva battuto velocemente. Adesso Ealing fa ripartire Kibozo che è velocissimo, ancora Kibozo prova a entrare in area, ci riesce bene, calcia con il destro e un altro gol splendido e poi esultanza con acrobazia per Angie Kibozo, Juve 3 Zenit 0. 45esimo minuto, la Juve cala il tris, è rientrato sul destro e poi non ha lasciato scampo a Biazrov, gol stupendo di Angie Kibozo. Palla per Kim, datagli da Marjanov, non ci sono più secondi a disposizione, però fischia due volte e ne ha Iorghi. Allora si va al riposo qui al campo Ale Ricchi di Vinovo con un netto e importante 3-0 e convincente soprattutto, 3-0 importante da parte della Juve. Ealing scambia ancora con Turicchi, arriva sul fondo, il cross in mezzo, lo aggancia soltanto per un attimo, poi calcia Omic con il destro in due tempi, si salva Biazrov. Eccolo qui l'altro neo entrato, Vashtukin. Sennò la palla per Belakhonov. Arriva al limite, prova a calciare con il sinistro e trova subito il gol. Il numero 83, appena entrato, accorcia le distanze lo Zenit al 61esimo minuto. Segnato a Kim Belakhonov. Omic, Maressa. Che bella la palla per Strydonk, ottimo il controllo, Bonetti di tacco ancora per Maressa, Ealing mette in mezzo il pallone, deviato sopra la traversa di un niente, calcio d'angolo per la Juve. Ealing a cercare Strydonk, la posizione è buona, non si alza la bandierina, entra in area, Strydonk calcia con il sinistro, ancora una volta in due tempi Biazrov, si è coordinato molto bene Strydonk. Chiude lo spazio le donne, poi prova a far ripartire anche Strydonk, riesce a servirle, guardate la velocità di Strydonk, Strydonk! E questo è un gol pazzesco e probabilmente chiude definitivamente il match. Strydonk, Juve 4, Zenit 1, l'avevamo detto, la sua velocità poteva essere letale. E questo scatto fulminante di Strydonk ha bruciato sul tempo Emelianov e poi ha bruciato con freddezza anche Biazrov e la Juve cala il poker.
La Juve che si salva, Vastukin ancora si accentra, prova a calciare con il sinistro, è un gol incredibile quello di Vastukin, splendido, che accorcia di nuovo le distanze all'87esimo minuto. Lo avevamo detto, non si può stare mai tranquilli. Bykov, pallone messo in mezzo, un Zwangova di testa, forse subisce anche fallo, così è. Ed è vero, non c'è più tempo. E allora fischia tre volte Enea Iorghi. Questi tre fischi valgono tre punti importantissimi, perché la Juve Under-19 accede alla fase eliminazione diretta della Youth League.